In questo video scopriremo in questo video scopriremo Adaba, secondo alcuni la zona più bella di Sharm el Sheikh. Scopriremo adesso delle zone residenziali, negozietti dove puoi fare shopping spendendo meno, ma prima dobbiamo iniziare da qui, la baia di Ras Umm el Sid, probabilmente il posto più panoramico e più bello di Sharm el Sheikh. Qui ci sono tre alberghi, il Reef Oasis Beach, Jazz Fanara, il Farana, ma ci sono anche molti locali bellissimi con una vista fantastica. Il primo da menzionare ovviamente è il Fascia, che è diventato un monumento, un luogo incantevole. Ci sono poi questi baretti che hanno costruito recentemente su questa baia, alcuni sono più carini. E qui ovviamente potete anche venire, pagare il biglietto al Fascia 5 euro e utilizzare la spiaggia, altrimenti prenotare uno di questi alberghi. Ma qui ci sono molti italiani e stranieri che vivono nella zona di Adaba, in questa zona residenziale, perché appunto siamo così vicini al mare. Salto temporale nella sera per farvi vedere questa zona da un'altra prospettiva. Il Fascia è laggiù, è la stessa zona che vedevamo prima. Vedete che c'è un tramonto davvero incredibile, bella sia di giorno che di sera. Luca, vogliamo attraversare la strada insieme a te, quindi tu ci guidi all'interno della prima zona di Adaba che scopriremo adesso. Il nome è una zona residenziale, quindi prima di tutto ci sono queste ville spettacolari, perché alcune di esse poi hanno la vista sul mare. Qui i residenti chiamano questa zona zona Sadiki. Il Sadiki è uno dei caffè più famosi, lì fanno la pizza italiana. È stato il primo la prima caffetteria ad aprire in questa zona qui, sul, diciamo, il dirupo di Adaba praticamente. Infatti proprio davanti al Sadiki c'è l'accesso, quindi superiamo queste ville ed entriamo in quello che io personalmente nella mia testa ho sempre chiamato il quadrato. Qui iniziano delle mura che poi sono proprio tipo mura di cinta, quindi vanno tutto intorno, c'è un grande quadrato con delle mura e qui c'è questa zona residenziale con tantissimi villini, appartamenti, anche tantissimi cani. Comunque qui ci sono un sacco di italiani che abitano qua, stranieri che lavorano soprattutto nelle immersioni, perché comunque questa che avete visto, Ras Umm el Sid. Sì, la maggior parte in queste zone, in questi appartamenti, vivono tutti divers. Ora, qui non è un complesso residenziale come altri che abbiamo visto a Sharm, come Santa Terra, Delta Sharm, quindi non hai la security, la sicurezza che controlla chi entra e chi esce, non hai piscine, però insomma è un'ottima zona che tanti italiani amano, perché abbiamo visto siamo a due passi dal mare. E poi la mattina presto si vede un tramonto della Madonna. Ho abitato per un bel po' d'anni, una specie di quasi 15 anni fa, e devo dire che come zona ci sono anche tanti ragazzi, quindi comunque qualcuno si viene a vivere qui, poi vedi, trova amici a non finire, trova ragazzi, c'è di tutto. Esatto, qui costa poco ragazzi, sì. Rispetto ad altre zone costa poco, però insomma rispetto ai complessi residenziali come Santa Terra e Delta Sharm costa un po' meno, perché non hai tutta quella serie di servizi. È la suburbia di Sharm questo, praticamente. Un po' più entra qua te menano. Comunque poi questa qua per esempio adesso è stato rinnovato recentemente e sono più carini. Ripeto, ci sono tanti proprietari italiani in questa zona, la casa dove abita Manara abita qua, il proprietario è un italiano che ha investito qua, cioè 10-15 appartamenti, non mi ricordo quanti ce n'ha insomma. Se volete comprare una casetta qua, fra parentesi, si trovano da circa 35.000 in su. Scrivete a Masha, mia moglie è un'agenzia immobiliare con una costruttrice della zona famosa, scrivo la mail qua sotto. Questa è un'altra vista del quadrato, siamo usciti, noi arriviamo da lì, la fine della strada è dove era il Fascia Caffè, a 300 metri. Seguitemi un attimo perché così saprete orientarvi in questa zona come se foste dei locali. Ricordatevi questa piazzetta, c'è anche sto palo là strano. Se andate in questa direzione ci sono i tre alberghi che abbiamo visto. Prima dalla baia. Il Farana, che è questo qua davanti a noi, poi c'è il Reef Oasis Beach, poi girando a destra c'è il Jazz Fanar. Dopo il Jazz Fanar c'è una zona molto particolare che si chiama il Fanar, ovvero il faro. Lì c'è una vista bellissima, ci sono anche dei locali molto carini vista mare, ci sono dei tramonti pazzeschi che non potete perdervi. Ora, se guardiamo da questa parte, invece andiamo verso la zona commerciale, dove ci sono più negozi. Quindi se siete in un albergo e volete fare delle compere, ad arrivare qua a piedi ci mettete 5 minuti. Ed è sicurissimo ragazzi, non abbiate nessuna paura. Il centro commerciale più famoso di questa zona si chiama Ras Umm. Nel primo piano possiamo trovare tantissime caffetterie, ristoranti, supermercati. C'è anche il Point Market qua,
questo in supermercato di catena. Fra poco vi farò vedere l'altra filiale. Vende anche prodotti non solo locali, ma prodotti internazionali, anche italiani. Questo piccolo centro commerciale è un punto di riferimento per chi vive nella zona di Adaba, anche per molti italiani. Trovate un po' di tutto, birrerie, supermercatini, negozi per animali, c'è anche la Casa del Pane, che è una caffetteria italiana molto famosa, un punto di incontro della comunità italiana. Quindi se siete negli alberghi qui vicino e volete farvi un caffè, volete fare un po' di spese, comprare qualche souvenir, qualche magnete, certamente qua vi conviene rispetto ai negozi che ci sono all'interno dell'albergo, e c'è anche più scelta. A circa 200 metri dal Dahab Mall c'è questo benzinaio dove ci sono molti negozietti, c'è anche una macchinetta per prelevare buona. Prima di andare di là voglio farvi vedere che da quest'altro lato c'è una piazzetta, arriviamo subito, dove qui ci sono delle macchinette se volete cambiare i soldi. E qui c'è questo piccolo centro commerciale, c'è la Felix Gym che è molto famosa, il Charme è la palestra migliore, ci sono un negozio di falafel e là sotto c'è una caffetteria italiana, fanno anche la pizza, è buona, si chiama Da Paola. Ovviamente ripeto, c'è la recensione di tutti questi posti nel canale, quindi se volete saperne di più andate a vederla. Accanto al benzinaio, altri caffè. Qui, degno di nota, c'è il Point Market, un ottimo supermercato con vari prodotti anche italiani, e il Drinkies se volete comprare la birra. Giusto accanto poi c'è quest'altra strada molto carina con molti negozi e ristoranti. Allora, scopriamo rapidamente questa stradina, perché è piccola ma molto carina. Qui c'è questo che fa il pollo fritto. Io non lo so perché, raga, ogni volta che mangio il pollo fritto in Egitto sto male, quindi evito. Poi ci sono vari caffè più o meno carini, mi guardano, questo vende escursioni. Ci sono un paio di posti qua che mi piacciono, adesso vi faccio vedere. Questo qui si chiama Dahab, è uno dei preferiti dai locali, fanno falafel, la colazione egiziana, costa 2 lire, media qualità a mio parere, però nella zona molti egiziani ci vengono. Lì c'è un negozietto se volete comprare alcol, come quello che abbiamo visto prima, vari negozietti di shopping. Qui c'è Kosher Zaman che fa il kosher, un piatto tipico egiziano, molto buono, prezzi scritti non vi fregano. Qui c'è un altro che fa i panini buoni. E qui c'è Edra, che è un ristorante carinissimo, gestito dalle ragazze giordane. Fanno una cucina molto buona. E questo qui è il Dahab Mall, il centro commerciale che abbiamo visto prima. Lì c'è anche la Casa del Pane, uno dei punti più conosciuti, un panificio, caffetteria. Adesso stanno in vacanza, ma anche di questo c'è il video nel canale. Queste zone ovviamente c'è gente la sera, insomma, di giorno stanno tutti in spiaggia, ragazzi, però io adesso c'è la luce, volevo farvelo vedere. Noi per continuare la nostra esplorazione di Adab invece torniamo indietro e poi andiamo a destra. Incontreremo l'Aqua Park, le cui cupole vedete già da qui. E qua adesso continuiamo in quella direzione, scopriremo le banche, scopriremo uno dei punti migliori per fare fotografia. Prima di continuare però lasciatemi dire, ragazzi, se volete prenotare escursioni, Buongiorno Egitto, noi non organizziamo solo escursioni, diamo un'assistenza a ogni ora su WhatsApp quando siete qui che non trovate altrove. Prenotate con noi, buongiornoegitto.com. Continuiamo. Ora, proseguendo, ci lasciamo alle spalle il Point Market del benzinaio. A sinistra, altra zona residenziale, più là c'è la strada del mare che poi scopriremo più avanti nel video, e questo è l'acquapark più grande di Sharm. Insomma, molti alberghi hanno l'acquapark, ma se volete il top prenotate l'acquapark della Peak Albatross. Questa è la parte un po' più economica, dall'altro lato c'è invece quello più caro. C'è la recensione nel canale comunque. Hello man! Hello. Qui c'è un altro centro commerciale, vari negozietti di vario tipo. Vi faccio notare, qui c'è la sede del Go Bus. Se volete viaggiare in Egitto per affari vostri, è un'ottima agenzia di autobus. E lì c'è anche Royal Shrimps, c'è la recensione nel canale. Poi vari tipi, insomma, i soliti negozietti, supermercati. Qua c'è una farmacia, ricordatevi che sui farmaci c'è scritto il prezzo in Egitto, quindi controllate sempre che il prezzo che vi dicono è giusto. Avvocati, negozi di decorazioni e poi il mitico Rambo, pizzeria italiana gestita da Rambo e da sua moglie. Si mangia bene, prezzi popolari, c'è la recensione nel canale.
Continuiamo dall'altra parte, un campo da calcio per chi interessa, e qui c'è la scuola francese. In caso voleste trasferirvi a Sharm e cercate una buona scuola, la scuola francese è ottima. Questi sono gli edifici che avevano costruito gli israeliani quando occuparono il Sinai, e qua dietro c'è una vera chicca, perché c'è forse una delle viste più belle di Sharm, sei d'accordo? Vabbè, tu pensaci. Nel frattempo qui comunque, se volete, ci sono anche dei supermercatini, lavanderia e quant'altro. Ma andiamo a scoprire questo punto incredibile. Qui la strada è un po' difficile, quindi farò delle riprese per far vedere che la strada non è perfetta. Ragazzi, è un po' malandato, ma vedrete che ne vale assolutamente la pena. Ma dobbiamo lasciare le bici. Già riuscita a intravedere e a capire. Sì, la vista è talmente impressionante, penso la più incredibile di Sharm. Guardate, qui si riesce a vedere fino al porto. Là dietro c'è il porto dove partono le barche per l'isola che non c'è. Qui ci sta la spiaggia di Sharm Vecchia con il Libero Hotel, il Seti, il Terrazzina. La moschea di Sharm Vecchia, si vedono le montagne, la strada. Un posto, se amate la fotografia, venite qua, ragazzi, un posto da pelle d'oca. Questa è la struttura colorata che la gente vede da Sharm Vecchia e poi chiedono che cos'è. Pensano che fosse un albergo o una cosa, però è fatto solo come decorazione. Esatto. Non c'è niente dentro. Ma dall'altra parte è più bello di qua, insomma. Proprio accanto a questa zona c'è invece la zona delle banche. Adesso siamo un po' ai confini di Adaba, siamo arrivati alla strada delle banche. Qui ci sono molte banche, quindi se volete cambiare i soldi, se volete prelevare, questa è un'ottima opzione. C'è un'infinità di banche e hanno il cambio legale, quindi non sono come le macchinette Euronet per strada che vi fregano le commissioni. Informazione generale, ricordatevi che qui potete prelevare solo lire egiziane ma non euro. Tra le altre cose, lì c'è una clinica privata, quindi qui ce ne sono molte, delle volte me lo chiedono, me lo faccio notare. Se avete l'assicurazione di viaggio, anche se l'avete comprata con pacchetto turistico, vi dicono vale solo con loro, non è vero, qualsiasi cosa, venite qua. L'importante è che avete il numero della polizza, tutto sarà gratis, vi offrono quello che volete, tanto paga l'assicurazione. Ora siamo veramente ai confini di Adaba, però mi piace sempre darvi qualcosa in più. Quindi vi voglio far vedere quest'area che è parallela a quelle delle banche che abbiamo visto, dove c'è questo centro commerciale. Intanto qua fanno dei succhi spettacolari, costano pochissimo. Secondo me è uno di quelli che fa i succhi migliori, cioè per intenderci un succo, insomma, questi prodotti che sono dolci vanno dai 20, cioè mezzo euro a un euro. Adesso sto prendendo un succo di Asab, che è una cosa molto tradizionale, ma per intenderci qua un succo di mango costa 50 centesimi, 20 pound. E qui inoltre ci sono dei ristoranti di carne, shawarma, ce n'è un altro là gigantesco. Insomma, molti amici egiziani mi hanno detto che è molto buono, quindi se magari soprattutto siete in alberghi più vicini a qua, come l'Albatross Sharm o anche l'Aquapark, potete camminare, se siete da queste parti, mangiate veramente con 2 lire. Sudato. Pensate quanto è bravo sto ragazzo, non ha voluto i 5 pound della mela. Era un posto turistico, ti chiedeva 5 euro e si arrabbiava. Invece non ha voluto soldi, li abbiamo. Ci veniamo da quella strada che sta in fondo e qui c'è l'Albatross Sharm. E quindi, insomma, un albergo, c'è anche la recensione nel canale. In Egitto usa nei muri mettere bicchieri, bottiglie rotte per non far saltare. Però per spezzare da una scena all'altra, capito? Dalla sensazione del movimento, uno ci mette un po' di musica sotto. Questa appunto è la strada del mare, qui ci sono delle ville bellissime più avanti. Parliamo di belle cifre, perché c'è una vista incredibile, ragazzi. Da qua non rende, io avevo un appartamento lì, la vista è unica. E qui c'è anche una spiaggia pubblica bellissima, dove per anni noi abitanti di Sharm siamo venuti e non si pagava niente. Adesso hanno deciso di chiuderla. Io intanto il posto ve lo menziono, si entrava da qua ed era una delle viste più incredibili di Sharm. Speriamo riapra presto, che dire. Lì è dove abbiamo avuto il succo, abbiamo camminato 100 metri, siamo andati in bicicletta. Qui, ragazzi, inizia il mercato, che è una zona commerciale molto buona. C'è il Fares, c'è anche il McDonald's originale, ci sono tutta una serie di negozi più buoni e meno buoni, dovete distinguere voi. C'è la recensione del mercato nel canale, se vuoi vederla, guarda questo video. A Sharm el-Sheikh, guarda che mare, questa è realtà.
realtà non stai a sognare, mentre ti bevi il cappuccino, passa un cammello in beduino.